Poracci, questa volta un po' vi ho fregato perché ho oscurato il nome del gioco, che era BlazBlue Cross Tag Battle. Ci sono stati tantissimi che ci hanno provato a scrivere il titolo corretto, ma tra commenti modificati e errori di battitura, il più veloce di tutti è stato Kohaku Gaming, che dalla risposta sembra sapere di cosa sta parlando. Complimenti! La risposta migliore, beh, è per forza quella di Alessio, che con te schiaccio tira fuori una vera poracciata. Sono fiero di te. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre e solo in camicia. Quello di oggi sarà un video gameboyissimo, perché in seguito al leak di ieri ho deciso di fare un po' il punto della situazione su quella che è l'emulazione Game Boy su Nintendo Switch. Stileremo una lista dei titoli che non possono assolutamente mancare in un retro catalogo dedicato a queste storiche portatili Nintendo. Console graziate da delle librerie sconfinate, dentro le quali si annidano centinaia e centinaia di capolavori. Quindi sta per partire un listone pieno zeppo di speranze, prediction e preghiere verso Nintendo. E come al solito vi aspetto qua sotto nei commenti per darmi qualche interessante spunto su nomi che di sicuro mi sarò dimenticato di inserire. Poi volete mettere quanto sarà divertente andare a rivedere questo video dopo che Nintendo avrà svelato ufficialmente i suoi piani? Video invecchiati male. Questo. Prima di tutto però caricate le batterie e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Lo sapete che se non cliccate sui link in descrizione il video non parte? Partiamo ovviamente dalla libreria del primo, storico Game Boy. Insieme all'emulatore dal nome in codice Yoku sono state leakate 4 ROM funzionanti, ovvero Super Mario Land, Link's Awakening, Quix e Tetris. E direi che si tratta di un ottimo punto di partenza. Vi ricordo infatti che al lancio dei retrocataloghi di NES e SNES avevamo a disposizione un totale di 20 titoli l'uno. Ora la libreria NES ha raggiunto i 90 titoli, mentre quella SNES è ferma a quota 63. Quindi anche per Game Boy abbiamo un ampio margine di miglioramento. Quindi bisogna pretendere ed esigere per forza che venga resa disponibile tutta la trilogia dei Super Mario Land, sapete quanto io ami il secondo capitolo, e anche i successivi Wario Land 2 e 3, anche se questi due sono in parte delle esclusive per Game Boy Color, ma ci torneremo dopo. Per rimanere in tema di platform, sarebbe bello se fosse ridato spazio anche alla trilogia dei Donkey Kong Land. Ho degli incredibili ricordi legati al Yellow Banana Pack del primo Land, uno dei giochi più difficili che abbia mai provato, ma è anche un perfetto testimone di come all'epoca, nonostante le limitazioni tecniche, si provasse comunque a restituire il feeling di gioco delle home console. Piccolo inciso, lo sapevate che Donkey Kong Land 3 in Giappone fu pubblicato come esclusiva per Game Boy Color? Sarebbe bello poterla provare su NSO. E nel filone dei giochi che provavano ad emulare quanto visto su console fissa, si inserisce perfettamente quella gigantesca avventura che era Link's Awakening, un gioco a dir poco avveniristico che ha poi fatto da template per tutti quelli che sarebbero stati i futuri Zelda portatili in 2D. Da qui è praticamente scontato schiaffare la versione DX come bonus, ma visto che queste app devono servire per riscoprire parti di storia dimenticate del videogioco, perché non sorprendere tutti con la prima release occidentale di Keru no Tame ni Kane wa Naru, ovvero quello che possiamo considerare proprio come il predecessore spirituale di Link's Awakening. Sarebbe bellissimo. Rimanendo sul tema degli Zelda, la vedo molto dura per gli Oracles, essendo stati sviluppati da Capcom. Il che apre un discorso molto interessante. Per quanto sia infatti semplice immaginare di portare tutta la libreria Game Boy su un hardware datato 2017, non dimentichiamoci che di mezzo ci sono i soliti problemi di copyright e licenze, e non è detto che Nintendo abbia né la voglia né il budget per riproporre titoli sviluppati da terze parti. Questo però è il momento giusto per dare nuovamente spazio alle prime generazioni di titoli Pokémon, e se ne
Nintendo volesse fare le cose fatte bene, e non ci metterei la mano sul fuoco, Switch offrirebbe la possibilità di far interfacciare Nintendo 64 e Game Boy tramite l'utilizzo del Transfer Pack per connettere ad esempio Pokémon Stadium a Pokémon Rosso, Blu e Giallo, e lo stesso discorso vale ovviamente con la seconda generazione. Da qui poi possiamo scrivere veramente di tutto. Sarei felice di vedere Metroid 2, ma temo che il gioco sia invecchiato parecchio male, e se dovessi scegliere preferirei tutta la vita la comparsa assicurata di Fusion e Zero Mission nella libreria GBA. Andrebbero benissimo invece i primi Kirby, platform molto più semplici e lineari di un Metroid che di sicuro hanno accusato meno il passaggio degli anni. Ci sono poi tantissimi giochi che ormai hanno raggiunto prezzi proibitivi che mi piacerebbe tantissimo riscoprire, ad esempio il filone dei Mega Man per Game Boy, il cui quinto capitolo è considerato come uno degli apici di tutta quanta la serie classica. Prendendo invece in esame il Game Boy Color, è possibile ricavare su Wikipedia una lista, credo però parziale, dei titoli usciti in esclusiva per questa revisione a colori. I titoli dedicati spaziano da spazzatura su licenza a veri e propri remake che non ti aspetteresti mai di vedere su Game Boy. Esperimenti come Alone in the Dark New Nightmare, Metal Gear Solid, Tomb Raider sono nomi che fanno effetto, ma mai quanto a sapere che furono proposti anche i primi due Grand Theft Auto e uno spin-off di Resident Evil. Titoli non certo brillanti, ma quanto sarebbe intrigante poterli giocare su Switch. E chiudo citando anche Kirby Tilt and Tumble, gioco storico della pallina rosa, di cui vi ho parlato nella retrospettiva dedicata a Kirby, che richiederebbe a Nintendo però, per essere portato su Switch, di riprogrammare l'emulazione per associare al giroscopio il sensore di movimento presente nella cartuccia originale. Un altro sforzo che forse la grande N non si prenderà mai. E cito anche l'incredibile versione di Perfect Dark, che era un seguito vero e proprio del gioco Nintendo 64, e inoltre anche i GDR di Harry Potter, due giochi immensi e diversi dalla loro controparte GBA. E potrei andare avanti per ore, spaziando da nomi noti come Super Mario Bros. Deluxe a chicche più oscure come Conker's Pocket Tales. Ma mi fermo qua, perché è giunto il momento di passare al GBA. Con il leak è arrivata anche una lista di 40 titoli che sono stati testati durante lo sviluppo dell'emulatore Sloop. Ma fossi in voi, non farei troppo affidamento su questo gruppo, perché è semplicemente troppo bello per essere vero. Il sospetto che molti di questi titoli siano stati utilizzati semplicemente per essere sicuri che l'emulazione funzionasse a dovere, senza alcuna intenzione di pubblicarli prima o poi. Con il GBA comunque vale lo stesso discorso di prima. Il passaggio su NSO deve essere innanzitutto un'occasione di preservazione e riscoperta di una piattaforma che rischia di diventare inarrivabile a causa dei prezzi folli che sta raggiungendo il mercato del retro gaming. Proprio per questo mi auguro che, dopo la chiusura dell'eShop di Wii U e 3DS, la loro eredità sopravviva su Nintendo Switch. Mi auguro che i platform di Mario e della serie Advance siano emulati tenendo conto dei bonus dettati dal e-reader, così come spero che titoli mastodontici come i due Golden Sun vengano distribuiti rendendo disponibili le varie ROM regionali e non solo quelle generiche inglesi per coprire tutto il mercato europeo. E a proposito di localizzazione, se neanche questa volta Nintendo trova il modo di strappare dal suolo giapponese Mother 3, direi che ci troviamo di fronte a una causa persa. Abbiamo accolto persino Earthbound Beginnings. E dai, Nintendo, è giunto il momento di darla vinta alla fanbase e pubblicare questo dannatissimo episodio inedito di Earthbound. La scusa dei contenuti problematici per adulti non regge più, siamo d'accordo? Comunque, lo dicevo prima, anche se fuori tempo massimo, perché avrebbe avuto senso averli prima di Dread, esigo Metroid Fusion e Zero Mission. Quest'ultimo in particolare per me è probabilmente uno dei tre titoli top dell'Advance, semplicemente spettacolare. Dopo il fallimento di Alpha Dream, è quasi commovente vedere il nome di Superstar Saga piazzato tra i 40 nomi testati per l'emulazione, e spero vivamente che questa sia un'occasione, non dico per rilanciare il brand, ma quantomeno per dargli la giusta attenzione che si merita. Le nuove generazioni devono poter giocare a un capolavoro del genere. Vi lancio anche qualche nome meno noto. Vi ricordate Boktai, prodotto da Kojima? Certo, senza sensore per la luce solare è difficile proporre due titoli tramite emulazione, però mai dire mai. Mentre i bellissimi Sonic Advance, visto che ormai la mascotte Sega è stata sdoganata sulle piattaforme Nintendo, l'inclusione di questi platform sarebbe estremamente gradita. Oddio, quasi dimenticavo! Square potrebbe farci un regalo assurdo acconsentendo alla pubblicazione su NSO di Final Fantasy Tactics Advance, mentre sarebbe pure ora di riscoprire la storia dei Fire Emblem tramite alcuni dei capitoli più ricercati al giorno d'oggi.
E chiudo con gli altri due pezzi che per me rappresentano insieme a Zero Mission l'apice della libreria Game Boy Advance. Da una parte abbiamo Wario Land 4, un platform pazzesco, bellissimo da vedere e divertente da giocare, mentre dall'altra uno dei The Legend of Zelda che spero sempre venga riproposto, prima o poi. Va bene tutto, ma io penso di aver bisogno di rigiocare a Minish Cap e penso proprio che sia un'aggiunta tassativa all'interno di un'ipotetica libreria Game Boy Advance su Switch. E ora ci mi fermo perché altrimenti potrei andare avanti per ore con questo listone senza fine. E sarò sincero, non voglio illudermi più di tanto. Mentre aspettiamo che Nintendo si sbilanci annunciando ufficialmente l'arrivo del Game Boy su Switch, vi passo il controller. Che titoli Game Boy vedremo su Nintendo Switch Online una volta che la notizia diventerà ufficiale? Quali sono i titoli imperdibili e quali, tra i nomi meno conosciuti, sperate con tutto il cuore che possano essere ripubblicati su Nintendo Switch? Io come al solito vi aspetto nei commenti, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento o a questa sera per una nuova live alle 22 sul sito Viola o altrimenti a domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Game, Michele Boy. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E clicca.